E dovremmo esserci allora. Come state? Oggi è domenica. Domenica è sempre domenica con queste programmazioni sperimentali. Ovviamente dalla voce di Maurizio DJ. Vi do il benvenuto. 11 e 15 minuti primi per coloro che ci ascoltano in diretta. Sono programmi test ancora per un po' di tempo. E va bene, allora sentiamo un po' lui se tutto funziona. Eccoci qua, ci siamo, certo che ci siamo. Sentiamo lui. Eccolo, è lui. E ovviamente noi invece siamo noi, ecco. Allora, vediamo, 1 più 1 potrebbe fare 3 e mezzo. Intanto qua stiamo rottamando tutto, eh? Eccoci qua, siamo in diretta con il dottor Loris. Pronto? Questo è il caporaglio, pip, questo è il caporaglio, pip, caporaglio, pip, metto del vaccino, pip. Ma mi scusi, ma siamo sicuri che siamo qui? Perché a volte ho dei dubbi, eh? Cioè, ma parecchi dubbi ultimamente. Lei è sicuro che questo è K-Radio? Perché io poi ultimamente non lo so, non lo so. Eh? Allora, intanto noi stiamo rottamando tutto, eh? Da quanto io l'ho Benissimo, allora conosciuto, ma... mi scusi, allora io sto cercando un amplificatore anche da Pochivan da 30 euro dato lì che sta buttando via tutto a Ferro Vecchio, giusto? Sì, certo. Ecco, allora mi tiene un amplificatore se è possibile anche un mixer. No, io cerco invece due tablet rotamati o da Sì, rottamare, ma ecco, e se lo un me la... telefono usato va benissimo perché qui Ah. abbiamo delle difficoltà estreme da più di una settimana e mezzo. Io non so, ogni giorno ce n'è uno tecnicamente e ripeto, io mi scuso con tutti gli ascoltatori, telespettatori, no, telespettatori no, per fortuna. Se vai su WhatsApp, ti ho mandato dai miei Gigo che ascoltano, se li facciamo ascoltare appunto di sanità, diranno questo qua lo mettiamo subito in psichiatria, ma provo ad andare a ascoltarli un Ah, lei attimo. mi dà il permesso? Sì, prego, Ecco. ho fatto i Gigo No, apposta per la perché all'inizio, giusto per dire, visto che qui non abbiamo più stacchi, promo, musiche, Appunto, ecco. ho fatto dei jingle per la radio, siccome che non hai più niente di cose Ecco. lì, giusto? Così, se volatilizzato, se mi è passato, non so, Obaluba lì, la maghetta è passata di qui, non so, ai tutti i nostri file, ciao bimbi, non è un problema. Assolutamente, ma noi figurati se guardiamo questo. se quelli del punto sanità lì ascoltano i miei messaggi e diranno questo qua non è mica normale. Adesso proviamo a vedere un po' se riusciamo a mandarli in onda. Ecco. Non so se si sente bene la voce lì. Se io però mi auguro che la trasmissione non vada a finire a Radioteche Rai o che ne so io, eh. Perché qui ultimamente non si capisce nulla di niente. Per fortuna siamo in programmazione sperimentale e nessuno ha niente da dire, ripeto. Se alcuni emittenti vogliono la nostra trasmissione, bastano che sganciano i dindini e allora è giusto, vero? Credo che cambieranno diverse regole, dal 10 gennaio 2021, quando partirà K-Radio. Ma io ripeto, come l'ho detto, lo evidenzio, lo sottolineo e lo evidenzio, e poi non so se faccio qualcos'altro. Non so nemmeno se andiamo solo su K-Radio. Cioè, Io ho ha pensato di... capito lei? Ripeto, Sì, io ecco. ho pensato di aprire un agriturismo così almeno parlo con tanta gente. Sì, tanta gente, magari insegniamo ad andare su un pony, a cavallo, eh? A portare il sorriso ai bimbi e ai ragazzi. Perché, Sì, insomma. ripeto, non mi è mai capitato, in 43 anni di radio, non so oggi dove trasmettiamo, così. Ah, ma non hai ancora capito dove siamo, No, vero? non ho la più pallida Oh, idea. ascolta, si vede che piacciono le nostre trasmissioni qua, le stronzate che diciamo. Sì,
Infatti, ecco perché siamo ascoltati, è così, purtroppo è così. Sentiamo un po' gli stacchetti che mi ha mandato, vediamo un po', apriamolo su cartella. Allora, un messaggio è stato eliminato alle 10:15, come mai? Non andava bene? Stavo registrando un giro, ma non mi piaceva, allora l'ho cancellato. Allora, buona estate a coloro che sono in spiaggia, ai laghi, al mare, in montagna, che si divertono ad ascoltare K-Radio, oppure anche altrove, perché probabilmente siamo altrove, non lo sappiamo nemmeno noi. Non si sa su quale piattaforma, su Rai Sky, boh. Non si sa. Ecco, mi No? mancava anche questo oggi. Dica che Allora, giorno è oggi? per quello che ci ascoltano, io sono il dottor Lodi Sistema con Maurizio Lodi. Ecco, dica che giorno è oggi perché ho un po' di dubbi qui. Guardo mai io le date, dica lei. Domenica 8 agosto 2021. Ascolta, mi sembra che ci sono giorni che passano in fretta come un lampo. Sono le 11:21 minuti primi, 51 secondi e 31 decimi. Oggi è festa, eh? Senta, secondo lei, da quando ho fatto il vaccino, mi sembra che sia un po' cambiato ultimamente. Mi sa di sì, non lo so, è più ha questo brio, questa voglia di fare, di... Eh no, perché come diceva Alessandro, insomma, qui vogliono tutti fare un notturno in diretta, come ora siamo in diretta, eh? I notturni li facciamo quando non riusciamo a dormire di notte, allora sì. Comunque ricordo che sono programmazioni sperimentali. Sembra che siamo su K-Radio, ripeto, sembra che siamo su K-Radio, non lo so. Però sarebbe bello collegarsi anche con quelli dello zoo, bello Eh anche. beh, ma sì, lo E sa che ne poi parlava magari. anche Alessandro ieri di queste situazioni molto anomale, perché glielo lasciano fare? Si vede che Veramente. hanno il permesso e pagano e così, non so. Ma allora sentiamo un po' così a sorpresa, eh? Io mi fido, i suoi jingle, io non li ho ascoltati, è premesso. Vada con la regia, prego, dottore. Allora, Cocco, sei pronto? 3, 2, 1. Attenzione Maurizio, questo è K-Radio, bip. Questo è K-Radio, bip. K-Radio, bip, K-Radio, bip, Ma è quello che ha fatto prima? questo è l'effetto del vaccino, L'effetto del bacio Martino? Cos'è che ha e detto? chiudo, bip, Cosa ha detto? questa le puoi mettere in onda, K-Radio, Ah, le posso mettere in onda? wow, mimi, ehi, sei su K-Radio. E poi qui ci voleva anche un effetto riverbero, qui ci voleva l'eco. Glielo mettiamo noi, al limite. Ecco, ne ha fatti pochi, mi scusi. insomma, la mia intelligenza delle volte sai com'è, la mia fantasia. Sentiamo altre. Che vedo che mi ha mandato una sfilza di audio. È per quello che poi qui i sistemi vanno in tilt. Eh? Una piattaforma legge un'altra. Allora, sentiamo cosa mi ha mandato. 3, 2, 1. Maurizio, c'è Facebook che mi sta dicendo che cosa sto pensando. Io gli ho risposto che io faccio per 15 speaker di Ma K-Radio. facciamo 16 e Io mezzo faccio anche. per 15 Sì. speaker, gli ho detto. Sì, 16 e mezzo su K-Radio. C'è Facebook che mi ha chiesto che cosa sto pensando. E allora io gli ho risposto, gli ho detto che faccio per K-Radio, faccio per 15 speaker e mezzo. E poi ce ne sono altri. Maurizio, te non hai bisogno di speaker, io faccio per 15 speaker, non hai dei problemi, che problemi hai? Io faccio per 15 speaker
Allora? Benvenuto, sei su K-Radio. Attenzione, puoi parlare dopo il segnale acustico. Beep. Ce n'è ancora? Maurizio, è l'effetto, il vaccino mi sta facendo effetto, Maurizio. Beep. Ma ce ne sono altri, qua. Sì, stavo dicendo, se vuoi che ti manda delle canzoni, delle sigle di cartoni o musica italiana, io te le mando. Poi dopo te basta che li carichi e sei a posto. Te mi dici, va bene, mandami delle sigle di cartoni, musica italiana, anche degli anni Ottanta. Sì, Maurizio, parlo anche Io da ti solo, non mi do una mando tutto quello che risposta. vuoi, intanto le vado a scaricare giù da YouTube, io no, non Cosa ha problem. detto, dottore? Che io parlo, dopo mi do anche risposta. Ah sì? Allora sentiamo un altro audio, vediamo cosa dice. Sì. O se no, siccome che io pubblico sempre delle canzoni sul mio profilo, te puoi anche fare in questo modo qua. Te vai sul mio profilo. Fai la tua selezioni, le selezioni e dopo le cariche. È la stessa cosa poi. Almeno che se le vuoi che te li manda su WhatsApp, io non, per me è lo stesso. Allora, premesso che oggi è domenica 8 agosto 2021. Maurizio, però si sente bene la tua voce su WhatsApp, Sì, no? lo Te so. lo marco. Però sono le 11:27 minuti primi, 25 secondi e 41 decimi. Domenica 8 agosto, il problema è che siamo in diretta. Ecco, Non ecco. so, scusate per quelli che ascoltano, non so, su altre piattaforme, ma non sappiamo il nome dell'emittente. Esatto, ci possono ascoltare in diretta anche su www.letteralmente.info. Ci possono ascoltare anche se siamo così in fase sperimentale, che stiamo decidendo ancora. Sì, su tante altre piattaforme. Ecco, se continuerà questa situazione di K-Radio e di altrove, perché guardate, con quello che si sta verificando da una settimana e Sì, mezzo, ultimamente in questi giorni. ecco, si sono rotti i macchinari. Bah. Maurizio, aspetta un attimo, si sono rotti anche qualcos'altro. Sì. Andiamo avanti con un suo messaggio vocale perché Sì. sono pronti. Non glielo dico, non glielo dico cosa stiamo preparando da mangiare. Non lo so. Quanti ce ne sono ancora dei messaggi? Ce n'è una stizza. No, facciamo la seconda parte, la prossima puntata, loro. Ah, va bene, allora gliene mando un altro in onda. Coco, manda 43332/2021. Così Coco è pronto. Ecco, adesso Coco, non so. Ecco, l'ha trovato. Mi dice che l'ha trovato Coco. Il nostro regista è un po' addormentato in estate. Come mai? Ma forse sarei innamorato, credo io. Di chi? Della Ah, non so, di rosa lui. blu? Non credo, eh. È sparito? È sparito, dottor Loris? Dov'è finita la rosa blu? È andata in vacanza. Ah, in vacanza. Vai Sì, pure, Coco, con la stringa audio box guarda. di Loris Stella. Vai pure. Benvenuti su K-Radio, mettetevi le cinture e buon viaggio e buon ascolto. Beh, lo direi. Benvenuti su K-Radio, mettetevi le cinture e buon viaggio e buon ascolto. Vabbè, buon ascolto, buon viaggio e io tra un po' la devo salutare perché è tardi, almeno che lei non vuole fare, non so, qualcosa. Cosa vuol dire? Una poesia oggi? Cosa vuol dire? Niente? Come facciamo? Io fra poco vado io alla base del ristoro.
Allora, adesso farò una selezione e poi magari uno o due lo teniamo a bordo. Si sentiranno già da domani nelle trasmissioni di K-Radio. Ecco, mi auguro che vada solo su K-Radio, eh. Poi dopo bisognerà rivedere più tardi le Sì, insomma, configurazioni, eh. se possibile, insomma. No, perché i nostri webmaster lavorano anche di domenica. E io invece anche questa notte che ho visto i sorci vivi. Chi vuol capire, capisca. Ecco, che ero solo abbandonato. Non dico altro. Poverino Maurizio. Ecco. Bene. Allora. Una super domenica al dottor Loristella perché sta partendo per le vacanze con la sua 500. Ecco. Cos'ha lì attaccato nella 500? Ha una valigia? No, che cazzo, non lo so. C'ho il portapacchi delle valigie, c'ho la 500 multiuso. Ma mi scusi, ma prima di chiudere, ma perché non ci colleghiamo con le terme? O perché credo. Ascolta Maurizio, ma hai visto le roulotte che fanno adesso, quelle moderne? Le roulotte che fanno adesso sembrano proprio dei veri appartamenti dentro, mai visto? Lo so, è così. E, ascolta, visto che noi possiamo andare avanti 2 o 3 ore, insomma, oggi non No, insomma, mangiamo. no, prima facciamo una pausa, dopo più tardi C'è forse. qui la Jacqueline che è un po' annerita, si sta annerendo. È un po' nervosa come al No, solito. non è nuvolo oggi, perché qui ci sono solo 33 gradi all'interno, qui a Ascolta, Ferrara, ma ma io non comunque. ho ancora capito una cosa, nella tua radio ci sono solo io che trasmetto ora. Beh, no, adesso ce ne sono 2, 3, 4, 5, capito? Sì, Però, dopo pian piano. andranno via anche qui, come Non lo so, al solito. adesso dal 10 gennaio faremo un po' tutto un riordine, sia dall'altra parte che anche di qua, mi sa. Adesso vediamo chi può trasmettere, chi no, eccetera. Colleghiamoci con le terme. Senti un po' cosa succede, caro dottore. Le do del tuo oggi, non so perché. Perché col collegamento con Città di Castello che ha fatto 400 km in viaggio con il marito. Che pensi che lavoro? Ieri sono riuscito a parlare più di un quarto d'ora con suo marito. Mai successo? Eh? È contento? O non è contento? È geloso? Sono riuscito a parlare con il marito di Maria. Non so, la chiamavo Cristina, che non c'entra niente. Maria Grazia Ciarlo, ecco. Pensavo Radio Maria. Ecco. Allora, vediamo un po' se riusciamo a collegarci con le terme. Magari ci sta, non so, le cascate sulla schiena di acqua. Come? Lo sai che Radio Maria mi sembra che trasmetta ancora, mi pare, l'ho sentita da una qualche parte. Trasmette ancora, mi sembra. Beh, Radio Maria, adesso non per dire, ecco, si sente ovunque, anche sotto i ponti delle autostrade, eccetera, perché ha tutte le frequenze, onde corte, onde medie, AM, FM, cioè, ma non solo, c'è Radio Maria in Italia, ma si sente poi in tutto il mondo, grazie anche al web, app, eccetera. Sentiamo il collegamento con lei, ovviamente chi è lei? Eh sì, è lei, con lui. E dove? Sono al mare, eh? O meglio, alle terme. Le terme di non lo so. Deve essere lei a dire, perché vedo che qua il dottor Lambrusco non sa dove è andato. La Cosa, Jacqueline? via, cosa mi vai a chiamare? No, ma C'è così? Perché le magari loro fanno un terme. Ma idromassaggio, Jacqueline, e li disturbiamo mentre che fanno il capisci massaggio. qualcosa? Di che tu c'hai Sì. messo, Santa? Eccoci qua, carissima. Pronto? È caduta la linea? Pronto? Pronto? Maria Grazia? Pronto? Caduta la linea? Non Ma cosa vai a chiamare? Sei là che fai bagno lo pure? so, se sta facendo il bagno. Ah, e poi. Allora chiamiamo dopo? La chiamiamo subito. Riproviamo, dottore. Ma è l'ora Quella per che andare tu a di mangiare. quella? È l'ora per andare a mangiare, per quello che
la gente non risponde. Ah, va bene, allora ci pensiamo oggi pomeriggio che ci Fai divertiamo a fare un altro aiutarmi. prova test, perché veramente programmazioni sperimentali estate. Quest'estate, l'estate sta finendo, caro Loristella. Cosa fai da mangiare tu? Cosa facciamo da mangiare? Chiede la Jacqueline cosa facciamo da mangiare. Fai risotto con i funghi. Allora, dice Loristella un risotto con i funghi. Ma per fare di risotti perché loro si cassette. Ecco, mi dice che è meglio che chiudiamo perché non lo voglio più sentire di. Sì, è meglio che chiudiamo prima che ci prendiamo altre parole. Va bene, allora salutiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di K Radio e poi non si sa dove. Cioè, salutiamo anche quelli che ascoltano la registrazione. Ecco, dovranno farsi un segno della croce, ma comunque siamo qui. Ecco. Salutiamo le altre emittenti, quelli che mettono in onda la nostra trasmissione, non so quali. Ecco, oh, ci sta chiamando, la Maria Grazia ci sta chiamando, allora la chiamiamo. Cosa dice? Non chiudiamo, la chiamiamo subito. Oh, che Sì, bello, che ma bello. io devo andare. Ecco, allora, vediamo un po' se riusciamo, perché queste linee telefoniche, eh sì, sono fatte un po' così. Purtroppo siamo in diretta. Per questo programma che, anche se sono prove tecniche di trasmissione, non capisco cosa sta succedendo. C'è scritto sono, scrive sono, bah, sono. Le terme, devo Sarà chiamare. arrivata alle terme. E vabbè, niente. Chiudere. Allora, direi che possiamo chiudere questa notturna dei. Ah, dice 10 minuti ti chiamo. Lei, dottore, può rimanere in linea tra 10 minuti? No, dopo vado al ristorante, non riesco a parlare, dopo c'è Eh no, perché casino. io devo preparare il riso. Sono collegata con Zoom, mi dice. Lei Perché? invece. Ce la possiamo fare nel 2021? Ascolta, ci colleghiamo questa sera che è meglio. Sì, con Cap Canaveral, non so con chi. Con la NASA. No, 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 Andiamo. ma. No, no, ma va bene. Eh sì, ma deve andare così. Guardiamo l'ultima notizia e poi chiudiamo tutto, perché questa notte sono stati invasi dalle cimici fino alle 3 di notte. C'era qui la Jacqueline e il sottoscritto, che non ti dico tutto un nome, un programma, eh? Capito? Con le cimici. Allora, lei nel Veneto, la rete Veneto, come va? Non ho capito. Non ha cimici? Qua negli studi per un momento non c'è ancora una cimice, ma forse ci sarà una, lo sai, quelle cimici che mettono nascosti le microspie? Sì, ma io intendo gli animaletti, quei verdi, Sì, piccolini o grandi. ma per il momento ne ancora una non è visto. Intanto, Forse perché io tengo sempre chiuso le finestre, non so. a breve ci sarà la rottamazione delle TV, in attesa del cambio. Cosa facciamo qua? Del digitale terrestre del A me T1? non mi interessa perché la televisione non la guardo più, per me. Ma io credo che la televisione sta perdendo con tutti questi cambi qui. Molta gente si tuffa o negli audio, video podcast, o guarda video su YouTube, o fa riunioni con Zoom. La Sì, ma televisione non. generalista deve ritornare come era una volta. Sta stancando. E poi repliche su repliche. Vabbè, pazienza, con la pandemia. Ci potrebbe stare, dico ci potrebbe, non ci può stare, ci potrebbe stare. È ora di chiudere. Bene, salutiamo il dottor Loris, Rete Veneto di K-Radio, poi non si sa gli altri nomi, eccetera. E noi invece ci salutiamo qui, qua, Maurizio, DJ, è tutto. Grazie, continuate ad ascoltare queste prove sperimentali di trasmissione e alla prossima, ovviamente, buona estate. Riposatevi, ascoltate noi, ovviamente, ascoltate trasmissioni che avete perso, così vi recuperate, non perdete tempo, scaricate, fate i vostri download.
sia in piattaforma Spreaker e anche ovviamente ovunque, sui social media. Dai su che il 10 gennaio, forse, la volta buona, dico forse, che partirà ufficialmente K Radio. Ripeto, vedremo. Della serie, mai dire mai, solo una persona lo sa. Grazie a tutti, alla prossima! Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com.